una collaborazione che c'è tra l'Università di Palermo, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali e il Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Allora, vi parlerò delle attività che fino a qui abbiamo realizzato per la redazione del piano di gestione forestale delle proprietà pubbliche. E il piano, questa attività è propedeutica anche alla progettazione degli interventi di gestione forestale sostenibile che sono stati finanziati nei progetti che il parco ha avuto finanziato dal Ministero, dal Ministero dell'Ambiente. Allora, questo piano è importante. Allora, tutti ci chiamo l'incendio perché quello secondo me è stato un evento che ha scatenato diciamo un po' tutto quello che poi è stato realizzato dopo, ma soprattutto secondo me ha fatto sussultare gli abitanti di Pantelleria che finalmente forse hanno capito l'incendio, il patrimonio che possiedono. Quindi l'incendio è servito anche a scuoterli e quindi spero che un evento così tragico è diventato, ma spero che lo diventi di più, un momento appunto per progettare meglio la gestione della conservazione e la conservazione delle risorse naturali di Pantelleria. Allora, l'incendio, vabbè, al di là diciamo delle superfici percorse, ne circolano diverse come entità. Questa è una superficie che è stata tratta da un lavoro che abbiamo fatto in Dipartimento con la collaborazione del dottor Remo Bertani con interpretazione di immagini satellitari e quindi non corrisponde con quella che è stata diciamo, prodotta dal corpo forestale. Comunque siamo lì intorno ai 600 ettari e qui c'è la ripartizione di quale aree forestali l'incendio ha interessato. Comunque la maggior parte, quasi il 50%, sono macchie. Questa è la situazione un po' diciamo datata perché risale a qualche decennio fa circa, delle superfici che occupano le risorse forestali a Pantelleria. Questa è tratta diciamo dalla carta, questa tavola è tratta dalla carta forestale della regione siciliana che ha redatto intorno al 2010 e come vedete sono riportati con i diversi colori le varie tipologie forestali. Quelle più rappresentate sono le pinete, le decete, comunque anche qui comunque quella più importante comunque sono sempre le macchie basse e le garighe. Allora, la proprietà, diciamo che il piano è stato riguarda le proprietà pubbliche, soprattutto comunque quella comunale, che come vedete ammonta a 554 ettari. Quella invece del demanio regionale è molto esigua. Consideriamo comunque che quella comunale, la proprietà comunale, è comunque sempre gestita dall'ente diciamo, del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale con una convenzione. E quindi questo è stato il primo passo per individuare quali sono le aree che dovevano essere comprese nello studio del piano. Allora, il primo passo è stato quello di fare attraverso la fotointerpretazione su GIS andare a suddividere tutta l'area forestale in compartimenti gestionali che noi chiamiamo particelle. Allora, queste particelle non sono altro che le unità fondamentali della gestione forestale. Allora, come sono state diciamo individuate? Quali sono stati i criteri? Allora, il particellare è fatto di particelle e sottoparticelle. Le particelle sono unità più grandi e sono state individuate in modo da prendere come riferimento degli elementi fisiografici del territorio che sono facilmente identificabili su carta, quindi strade, cesse parafuoco, limiti di proprietà, fossi e così via. Le sottoparticelle invece sono state individuate all'interno delle particelle in campo prendendo in considerazione invece le caratteristiche fisionomiche della vegetazione, quindi il tipo di vegetazione. È venuto fuori questo particellare
che è costituito da 40 particelle e 78 sottoparticelle, con una superficie media di circa 15 ettari. Scusate. Questo è importante perché ci consente di avere questa suddivisione delle aree non molto grandi, per cui noi possiamo definire una gestione univoca, forestale univoca, e quindi ci consente anche di organizzare nello spazio e nel tempo appunto la selvicoltura. Allora, queste particelle sono state tutte descritte in campo attraverso una scheda che abbiamo utilizzato, quella del progetto Bosco, che è un progetto nazionale sulla pianificazione forestale, e questa prima fase di descrizione ci è servita a conoscere meglio, analizzare meglio le formazioni forestali. Dopo questa descrizione abbiamo individuato le aree suddividendole in aree a gestione potenziale, gestione attiva, e aree da lasciare alla libera evoluzione. E in quelle dove secondo noi potrebbe esercitarsi una gestione sono state oggetto di rilievi in campo per andare a raccogliere dei dati di tipo dendrometrico che ci consentissero di caratterizzare gli indicatori più importanti che servono poi a definire la gestione, quindi l'area basimetrica, il volume e così via anche la massa legnosa presente e quella che potremmo prelevare con l'esecuzione degli interventi che nel settore forestale viene chiamata ripresa. Allora, i puntini gialli sono le aree di saggio che riguardano soprattutto i boschi che non sono stati interessati dagli incendi, quindi le leccete e le pinete. Quelli rossi invece sono i punti che noi di osservazione, quindi di rilievo, che abbiamo realizzato per lo studio invece della rinnovazione naturale che è venuta fuori dopo l'incendio. Allora, questa in effetti non abbiamo fatto altro che costituire una rete inventariale che poi diventerà una rete di monitoraggio, perché per ogni punto abbiamo le coordinate e quindi è possibile poi in futuro andare a ripetere i rilievi, specialmente dopo gli interventi, per fare appunto attività di monitoraggio. Allora, qua alcuni dati, questi sono i primi dati che abbiamo elaborato, perché i rilievi sono stati ultimati 10 giorni fa, quindi sono ancora dati preliminari. Questi sono i dati che sono venuti fuori dal monitoraggio, quindi dal rilievo, nelle aree della rinnovazione. È incredibile come dopo 3 anni già abbiamo piante che sono alte quasi 1,5 metri. Quindi capite l'altissima resilienza di queste formazioni. Allora, guardando il numero di piante a ettaro, sono venute fuori dati veramente incredibili. Cioè abbiamo minimi di 80, 75.000, 80.000 piantine, fino ad arrivare a 800.000 piantine per ettaro. Questi sono dati medi. In alcune aree, limitate ovviamente, abbiamo proprio contato 1.500.000 piantine a ettaro. Cioè, capite la potenza della natura. Allora, questi dati sono importanti perché questi ci consentiranno di programmare un'attività che noi chiamiamo sfollo, che serve a ridurre la competizione fortissima che c'è in queste piantine e quindi di creare la situazione situazione più favorevole, uno sviluppo più armonico e quindi favorire una struttura di vegetazione più adeguata. E ovviamente questo ha anche un valore importante perché ci consente di ridurre il rischio di incendio. Allora, questa attività sicuramente è importante perché ci dà la possibilità anche di fare anche ricerca. Noi intendiamo, prima della realizzazione degli interventi, realizzare in prossimità di questi punti delle piccole aree sperimentali, in modo che possiamo già dare un esempio a chi e poi eseguirà gli interventi. Questi sono i dati invece che riguardano il soprassuolo delle formazioni arboree, quelle che non sono state interessate dagli incendi, l'ultimo incendio, che ovviamente anche questi sono il risultato di incendi passati.
Allora, vedete i dati suddivisi per tipo colturale, quindi fustaia matura, fustaia giovane e altri, diciamo, stadi evolutivi, compresa la rinnovazione. Vedete qui, potete osservare la massa legnosa che è stata quantificata. Quindi questa noi la chiamiamo provvigione ed è la massa legnosa in piedi che è attualmente presente in queste formazioni. Questi sono comunque dati medi. Allora, i dati sono importanti perché possono essere correlati anche con la densità attuale. La densità è il numero di piante per ettaro. Questo ci consente, facendo un incrocio tra i dati di densità e i dati appunto della massa legnosa presente, di definire un grado di quanto deve essere, diciamo, dimensionato, dove deve essere dimensionato il diradamento, perché maggiore la densità, ovviamente, maggiore deve essere il prelievo. Allora, vorrei rassicurare i non interventisti, perché quando si pensa di gestione si pensa che siamo, diciamo, obbligati a gestire il bosco, invece non è così. Nel nostro lavoro, infatti, abbiamo anche verificato, grazie appunto alla descrizione dettagliata del bosco, identificato quelle aree che secondo noi non dovrebbero essere completamente interessate da una gestione, e sono quelli che vedete colorati in verde. Sono la maggior parte, più del 50%, quindi dell'area di pianificazione, noi proponiamo che non devono essere completamente toccate. Per quale motivo? Sia perché sono formazioni che hanno un certo equilibrio, si trovano in situazioni, diciamo, ambientali difficili. Sarebbe anche impensabile andare a fare degli interventi. Pensiamo alle rubi, per esempio, no? Le leccette su rubi. Tutto il resto, invece, potrebbe essere interessato da interventi di diradamento. Ovviamente questi diradamenti poi, nella fase progettuale, vanno ben progettati, perché appunto noi prevediamo di effettuare un grado di diradamento diversificato in funzione anche, quindi utilizzeremo alcuni criteri, in funzione della vicinanza di queste pinete, che sono pinete, vicino alle formazioni di leccio, per esempio. Ai confini prevediamo per esempio un maggiore prelievo di diradamento per creare delle fasce di discontinuità della copertura forestale che possa, in caso di incendio, speriamo di no, diciamo, rallentare l'incendio, e quindi in quei punti potrebbe essere aggredito in maniera più facile. Oppure prevederemo per esempio che il diradamento sia più intenso nelle fasce che, diciamo, sono limitrofe alle strade. Poi la spalcatura si faranno dove si faranno i diradamenti, e poi lo sfollo invece, come dicevo prima, riguarderà le aree che sono in rinnovazione, quelle che sono state percorse dall'ultimo incendio. Allora, qui ho fatto una simulazione considerando sempre i dati che avevo ottenuto di massa legnosa totale della provvigione, una percentuale di prelievo in funzione della densità. Vedete che non si va oltre il 30%, qualcuno potrebbe pensare che il 30% sia altissimo, invece secondo me non lo è, perché si va a togliere innanzitutto una quantità di piante che è sovrannumero, e poi dopo l'intervento, comunque dopo pochissimi anni, tutto questo prelievo sicuramente, perché noi abbiamo fatto già le prove in altri contesti, non a Pantelleria ma in altri contesti, viene recuperato velocemente, perché si dà la possibilità alle piante che rimangono di crescere più velocemente. Questo tipo di interventi servono a migliorare la struttura della vegetazione e a creare una situazione meno pericolosa e meno a rischio per gli incendi. Allora, abbiamo ragionato anche sulle aree, stiamo ragionando perché ancora non abbiamo finito, sulle aree che non sono di proprietà pubblica, che sono ovviamente di proprietà privata, e abbiamo, scegliendo alcuni criteri, abbiamo stilato una scala di priorità in funzione della qualità naturale, naturalistica di queste aree e della importanza della loro conservazione. Allora, vedete, in blu sono le aree che abbiamo, per cui stiamo facendo il piano. Tutto quello che vedete colorato invece sono le diverse scale di priorità,
della vegetazione fuori dal piano in funzione quindi dalla distanza delle aree di proprietà pubblica, della tipologia di vegetazione, se sono degli habitat oppure no. E quindi stiamo lavorando per, appunto, questo lavoro ancora non è finito, perché questo potrebbe servire, anche se non si fa il piano, per dettare delle linee guida di gestione che può fare il parco, che può fare rivolto ai proprietari privati, in modo che queste aree, anche queste aree, possano essere, diciamo, salvaguardate. Allora, qui volevo far vedere un intervento già realizzato, perché in quest'isola esiste un'area dimostrativa di un progetto LIFE che si è composto 2 anni fa, si chiama Resiliformat, Resilienza delle foreste mediterranee ai cambiamenti climatici. Abbiamo realizzato quindi dei piccoli interventi su aree non troppo, diciamo, molto grandi. Allora, vedete la situazione come era prima, la situazione come adesso. Ovviamente vengono anche eliminati, tagliati gli arbusti che poi ricalciano, però ovviamente per effetto dell'azione ombreggiante dei pini, ovviamente poi non si sviluppano, e quindi questo permette alla pineta di svilupparsi meglio. Allora, se no, questi alcuni punti, diciamo, conclusivi. Allora, quali sono i benefici di questa gestione forestale? Già alcuni li abbiamo detto. Innanzitutto permette di ridurre in maniera proprio decisa il rischio incendi, permette di aumentare la resilienza e la resistenza di questi boschi ai cambiamenti climatici, perché li rendiamo più resistenti attraverso quindi questi interventi. E poi, ultimo ma pure importante, ovviamente il piano non viene fatto per sfruttare economicamente il bosco, però i tagli comunque danno origini a delle produzioni legnose. Invece di bruciarli, allora col piano possiamo anche produrre avere delle produzioni legnose che potrebbero essere importanti per ripristinare già usi che nell'isola esistevano molto tempo fa, si faceva anche il carbone. Oppure, visto che non è produzione legnosa di qualità, potrebbe essere utilizzata con biomassa per la produzione di energia e calore. Allora, all'ultimo volevo fare un po' di pubblicità. La settimana prossima a Palermo